Ciao amici e ciao amiche di NBA Passion, qui è Carmen che vi parla, state ascoltando il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto affronteremo insieme tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma tutte con un unico comune denominatore, l'impatto che hanno avuto sullo sport. Quella di oggi è la puntata numero uno di questo podcast, la puntata pilota, diremmo, se fossimo in Friends. Oggi si parlerà di basket, certo, ma anche e forse soprattutto di cosa significa oggi essere una donna che lavora come giornalista sportiva. E lo faremo in compagnia di un ospite davvero speciale, una persona la cui carriera è andata avanti per ben 24 anni e in cui ci ha raccontato i momenti più importanti della pallacanestro italiana e mondiale: campionato italiano, Eurolega, NBA, NCAA. Ma mai una sbavatura nelle sue telecronache. La prima donna italiana a diventare telecronista di basket ad alto livello, con il suo spunto curioso, la sua sottile autoironia e la sua capacità di andare oltre il fatto sportivo, abbiamo qui Paola Ellisse, la signora del basket. Ciao Ciao Paola. Carmine, grazie per questa bellissima presentazione. Era doveroso assolutamente, Paola. Ti ringrazio tantissimo per essere qui. Sono onorata, anche perché, come ti avevo già scritto quando ci siamo sentite tramite mail, tu sei per me una grandissima fonte di ispirazione, essendo io appunto una giovane giornalista sportiva che si affaccia a questo mondo. Ma mi fa impressione l'idea di essere di ispirazione a qualcuno, mi fa piacere ovviamente, ma mi imbarazza un pochettino a dirla tutta, perché non pensavo che qualcuno potesse trarre ispirazione. Sicuramente, fidati che non sono l'unica, davvero non sono l'unica. Grazie. Quindi direi di partire con qualche domanda. Allora, io so che tu sei nata a Biella e sei cresciuta a Milano e che da ragazza hai frequentato in realtà la scuola di danza del Teatro alla Scala. Quindi a quanto pare il tuo sogno era diventare una ballerina. Sì, era il mio grande sogno, la mia grande passione. Avrei tanto voluto diventare una ballerina, però non ero abbastanza brava, non ero abbastanza portata. E quindi, dopo 5 anni alla Scala, mi hanno fatto capire che non era la mia strada quella. E quindi ho cambiato completamente. È una cosa che comunque mi è rimasta dentro, è stata un'esperienza bellissima. È stata un'esperienza che mi ha soprattutto lasciato il senso del dovere, la disciplina, perché senza disciplina non si può diventare ballerine. E quindi diciamo che poi è una cosa che mi ha accompagnato nella vita e che mi ha anche aiutato nel lavoro, perché comunque ho imparato che senza fare fatica non si può arrivare da nessuna parte, ecco. Sono assolutamente d'accordo. Quindi possiamo dire che il tuo rapporto con lo sport da bambina è stato un po', da quanto mi sembra di capire, tumultuoso, diciamo, visto che l'ambiente della danza sappiamo essere molto difficile. Dico per esperienza personale perché ci sono stata per 12 anni, quindi. Ecco, sì, beh, è un ambiente molto competitivo sicuramente, mors tua vita mea, si lotta per uno spazio in più, per un passo in più, certamente. Vabbè, noi eravamo chiaramente ragazzine, eravamo tutte piccole e eravamo anche un bel gruppo, eravamo soltanto in cinque nel mio corso, però sì, la competizione si sentiva e si vivevano tutte le emozioni. Estremo, per cui la gioia, il dolore, i problemi, qualunque cosa era sempre vissuto in modo parossistico, no? Impari a gestire le emozioni in questo modo. Certo, e quindi questa cosa poi ti è tornata anche utile, come mi dicevi, nel tuo lavoro da telecronista, ovviamente. Assolutamente sì, beh certo, perché comunque sono cose che sai, quando le vivi negli anni della formazione ti rimangono dentro, no? E quindi ti servono e te le porti dietro. Certo. Quindi potremmo dire che le cose nella tua vita sono cambiate quando nel 95, probabilmente il 20 dicembre, correggimi se sbaglio, hai preso le cuffie e il microfono per la prima volta e hai commentato la tua prima partita. Oddio, sei bravissima a ricordarti la data perché io non me la ricordo onestamente. Ho studiato Però tanto. veramente. No, io la data non me la ricordo, comunque sì, più o meno siamo lì. La prima partita che ho commentato è stata una partita di college basket con Federico Buffa. In realtà era una prova, perché io avevo visto Flavio Tranquillo e Federico che uscivano dalla sala speaker dopo aver commentato le partite, sempre belli contenti, soddisfatti, li vedevo allegri e volevo vivere anch'io quell'allegria lì, mi sembrava una cosa bella. Per cui avevo chiesto di poter fare le telecronache e mi aveva detto: ok, fai una prova. Per cui con Federico sono andata in sala speaker,
ho cominciato e sono andata avanti, non mi fermavano mai, io andavo avanti. Alla fine ho commentato tutta la partita, alla fine di quella prova sono risalita in redazione, ho trovato Flavio Tranquillo che mi ha stretto la mano, perché aveva ascoltato la mia telecronaca ed è stata una grande emozione per me che Flavio mi stringesse la mano come ad approvare quello che avevo fatto. Immagino. E il giorno dopo la partita di prova era in onda, per cui da lì è cominciato tutto. Quindi è stato un po' fatto per caso, diciamo. Sì, assolutamente per caso. Assolutamente. Beh, le cose migliori vengono così. Sì, certo, non ero cresciuta né con l'idea di fare la giornalista, né con l'idea di fare la telecronista. È tutto successo per caso, ne sono felice perché sono stati 24 anni bellissimi, però non me l'aspettavo assolutamente. Beh, è stata una dolce sorpresa alla fine, ma sì. Penso che sia io che gli spettatori vogliamo sapere come è nata in realtà questa passione per il basket. Allora, è nata, io seguivo il calcio per la verità, da ragazzina, la Formula 1, lo sci, il tennis, tutto tranne che il basket, solo che poi mi sono innamorata di un giocatore di basket e mi sono sposata con un giocatore di basket, quindi ho cominciato ad andare a vedere le sue partite e guardavo queste partite, tutti che correvano avanti e indietro e non capivo niente di quello che vedevo. Per cui ho cominciato a tempestarlo di domande per farmi spiegare il gioco, perché io star lì seduta 2 ore senza capire niente mi venivano i nervi. E allora lui ha cominciato a spiegarmi cosa fossero le varie cose, dal pick and roll al backdoor a qualunque altra cosa. E da lì, sai, quando cominci a capire quello che guardi, inevitabilmente ti appassiona. Ed è nata la passione. Poi l'amore per il marito è finito, quello per il basket no. Galeotto fu alla fine, quindi sì, assolutamente. Ti ha lasciato una gran bella cosa, una gran bella passione e anche tanta fortuna per quanto riguarda il lavoro. Quindi ti chiedo a questo punto, nella tua vita da reporter c'è stata più quiete o tempesta, potremmo dire? Oh, che bella domanda. Ma tempesta, ma non necessariamente tempesta nel senso negativo del termine. Cioè è stata una vita tempestosa perché è stata piena di viaggi, di incontri, di momenti adrenalinici, di arrabbiature. Non è mai stata noiosa, non è mai stata piatta. Io mi svegliavo contenta perché andavo a lavorare. Questa credo sia una delle più grandi fortune che una persona possa avere nella vita, visto che passava al lavoro un bel po' di tempo, no? Per cui sì, sicuramente tempestosa, ma tempestosa, sai, ci sono delle tempeste che sono molto belle e questa è stata bella. Quindi ti chiedo adesso un momento che ricordi con particolare gioia e invece un momento che vorresti dimenticare della tua carriera, messo che ce ne siano stati in realtà, perché alla fine credo che anche le esperienze negative possano farci crescere e siano utili a creare un bel percorso di vita. Ma guarda, sto pensando, solo che dirti un solo momento di grande gioia o un solo momento da dimenticare, sinceramente faccio fatica perché ci sono stati tantissimi momenti di grande gioia, non so, dalla vittoria dell'Italia agli europei del 99 in Francia, alla prima volta che ho fatto le Final Four in CAA sul posto. Cioè, ci sono stati tantissimi momenti di gioia, ma anche soltanto lo stare insieme ai miei colleghi che sono anche miei amici, perché ho avuto la grande fortuna di lavorare in un gruppo stupendo e siamo amici oltre che prima che colleghi, per cui anche soltanto fare delle trasferte con loro erano momenti di grande gioia. E i momenti da dimenticare, anche quelli sono tanti, sai, tutte le volte che facevo una telecronaca e poi in tangenziale mi davo dell'idiota mentre tornavo a casa perché magari mi venivano in mente gli errori che avevo fatto. Mi davo ripetutamente della deficiente per aver sbagliato determinate cose. Sì, ci sono stati. Ma dirtene solo uno, no, faccio fatica perché sono stati tanti anche quelli. In mezzo alla famosa tempesta erano tanti anche quelli. Sono stati tanti, in 24 anni di carriera di cose da raccontare ne hai, immagino. Ma c'è qualcuno o qualcuna, qualche giornalista, sia uomo o donna, che definiresti un po' il tuo punto di riferimento per quanto riguarda il tuo lavoro? Anche non necessariamente un commentatore di basket, di qualsiasi sport.
Beh, allora, inizialmente ovviamente Flavio, perché comunque era lui il telecronista per eccellenza, per cui è ovvio che fosse lui. Flavio poi è uno che lui non ti insegna direttamente, gli devi rubare le cose. Vedendo il modo di lavorare suo, si impara a fare questo mestiere, perché Flavio è uno che fa questo lavoro da oltre 30 anni, ma non ha mai smesso di studiare, di prepararsi, non si dà mai per scontato e quindi ti insegna un'etica del lavoro enorme. Buffa per come è capace di divertirsi e di divertire nel fare quello che fa, anche adesso che fa teatro, però lui è sempre stato uno, non ha lavorato un minuto nella sua vita, da come dice lui, perché gli piace quello che fa e quindi non ha mai sentito di lavorare. E poi una telecronista che non si occupa di basket, una mia collega, abbiamo iniziato insieme a fare telecronaca, Elena Pero, lei si occupa di tennis, Ah, sì, è grandissima Elena Pero. una persona, anche lei, di una bravura straordinaria, una conoscenza infinita del lavoro, una donna molto umile, una persona che non se l'è mai tirata e l'ho sempre vista come un modello, sicuramente. Concordo assolutamente, infatti anch'io l'ammiro particolarmente, anche se appunto non compete il basket. E secondo te, quali sono i segreti a questo punto per essere un buon telecronista? Studiare, Continuare a studiare studiare. sempre. Sai cos'è? Che è molto facile, cioè molti pensano che sia facile, ti siedi lì e quello che vedi commenti. In realtà L'hanno tu detto arrivi, spesso anche a me. sì, non è così. In realtà tu arrivi con una quantità di informazioni pazzesca, ne usi sì e no il 10% nel corso di una partita, a meno che non sia una partita di quelle che dopo un quarto sono 45 a 12, allora le usi tutte perché chiaramente non commenti più la partita. Però c'è dietro una mole di lavoro davvero notevole, dietro ad ogni singola telecronaca. E secondo me è sbagliato pensare di poterne fare a meno. Perché sicuramente tutti quelli che fanno questo mestiere sanno di basket, perché è ovvio che non è Certo. che ti avvicini a questo lavoro non sapendo quello che vedi. Però un conto è saper distinguere uno schema, una difesa, un giocatore o quello che è. Un conto è avere una reale preparazione su quello che stai vedendo e che stai facendo. E non è facilissimo, ecco, una cosa, insomma, richiede tempo, richiede applicazione, lavoro. Certo, sicuramente, diciamo che in questo lavoro secondo me la passione non basta. Bisogna anche continuare a studiare anche appunto dopo tanti e tanti anni di carriera alle spalle, perché non si finisce mai di imparare, quindi È studi. semplicemente essere professionisti, cioè credo che la professionalità sia questo, Sì. essere puntuali, essere preparati. Poi si sbaglia perché tutti sbagliano, poi c'è la giornata buona e la giornata cattiva, cioè questo fa tutto parte di qualsiasi mestiere. Però Sicuramente. essere professionali è fondamentale perché la cialtronaggine secondo me non è ammissibile, ecco, assolutamente. Assolutamente, sì, su questo sono assolutamente d'accordo e appunto come dicevo prima sono convinta che anche gli errori in realtà ci facciano crescere, quindi anche sbagliare in telecronaca fa bene perché sbatti la testa una volta, poi ti ricordi e non la sbatti più. Sai, vorresti non sbagliare mai, ovviamente, tutti vorremmo essere perfetti, però fortunatamente non lo siamo e sbagli. Il fatto è che quando sbagli in diretta non puoi tornare indietro, l'errore l'hai fatto, ti correggi e vai avanti. Ti rimane il tarlo nella testa, per cui per qualche momento rischi anche di deconcentrarti, devi cercare di cancellarlo almeno fino alla fine della Sì. diretta, poi ti torna. Però succede. E sai che comunque c'è chi sta con l'orecchio teso proprio per beccarti in quel momento in cui fai l'errore, lo sai, vabbè, fa parte anche questo del pacchetto, insomma. Sì, sicuramente. Alla fine sappiamo che le persone che vanno a cercare l'errore sono proprio quelle che invidiano perché non saprebbero fare quello che stanno vedendo. Ma non so se saprebbero farlo o meno, di sicuro vorrebbero essere al tuo posto.
Esatto. Quello sì. Un altro posto ci sei tu, quindi E va bene così. Tutto sta nel saper affrontare alla fine gli errori e nel saper andare avanti serenamente, secondo me. sì. E quindi alla fine poco cambia. In realtà mi hai già risposto a questa domanda, cosa sono le cose che non si dovrebbero mai fare da telecronista? In realtà, appunto, dicevamo prima, l'essere poco professionale non ripaga. Quindi, No, no, per perché nulla. guarda, poi per carità, magari anche quelli che non sono particolarmente professionali hanno una carriera, non è detto che non ce Per l'abbiano. carità, purtroppo succede come. Però ne faccio anche una questione di amor proprio, insomma, di poter, non dico guardarti nello specchio, però comunque di sapere che hai fatto il massimo che potevi fare. Andare in una sala speaker o in un palazzetto, quello che è, così, avendo letto due giornali e adesso quello che mi capita dico, sinceramente mi sembra una presa in giro nei confronti di quelli che ascoltano, che siano 2, 2.000, 2 milioni, però le persone che ti ascoltano comunque in un certo qual modo ti danno un po' di fiducia o comunque sentono quello che tu dici e giustamente credono a quello che tu dici. E quindi penso che sia dovere, per rispetto nei confronti di chi ascolta, cercare di fare le cose per bene. Poi ripeto, l'errore ci sta, è assolutamente naturale, però bisogna rispettare le persone che ti guardano, che ti ascoltano, perché ne hanno tutto il diritto, anche se a volte sono loro a non rispettare te, non importa. La cosa importante è Vero. che tu dedichi tutto il tuo rispetto e la tua attenzione a queste persone. Giusto. Ora andiamo a parlare un po' di basket, magari in maniera più specifica. Secondo te, com'è cambiata la pallacanestro in questi ultimi anni? Prendiamo nell'ultimo ventennio, per esempio. Uf, cambiata enormemente. Sono cambiati innanzitutto i fisici, perché 20 anni fa non avevano i fisici muscolari iperatletici che hanno adesso. Se tu vai a vedere una partita di 20 anni fa, ti sembra che vadano al rallentatore. Correvano molto più lentamente, non c'erano contatti come adesso, per cui si poteva attaccare senza trovarti l'uomo appiccicato ai calzoncini per tutto il tempo, era più leggera sotto certi aspetti, molto più tecnica sotto certi altri aspetti, perché comunque Certo. a livello di fondamentali c'era una preparazione diversa. Era diversa, non è meglio o peggio. A me non piacciono quelli che dicono era meglio prima, meglio adesso, non c'è il meglio o il peggio, semplicemente cambia. È cambiata, si gioca in modo diverso, ovviamente, vabbè, il famoso tiro da tre o famigerato che tutti quanti, chi lo adora o chi lo detesta, non ci sono le vie di mezzo. E i cambiamenti però fanno parte dell'evoluzione in qualsiasi cosa, per cui anche la pallacanestro si è evoluta di conseguenza. Secondo me era giusto che piacesse 20 anni fa all'appassionato, è giusto che piaccia anche oggi allo stesso appassionato, perché ne ha vissuto tutta l'evoluzione, quindi è inevitabile che vivendola e vedendo i cambiamenti, io non credo che non possa più apprezzarla. Esatto, alla fine il discorso del meglio peggio che dicevamo prima è un po' inutile da fare perché sappiamo benissimo che le cose cambiano, Ma quindi sì, ma sai, come quelli che disdegnare è meglio sbagliato. Michael Jordan o LeBron James, è meglio Maradona o Pelé, che palle, cioè non ha senso, No, infatti. non ha nessun senso. Sono Ognuno vive la giocatori sua epoca, diversi. ognuno vive le sue cose, ecco, semplicemente. Esatto. Come cambia tutto, cambia anche la pallacanestro, visto che Esatto, è fortunatamente, assurdo. pensa che noia se fosse tutto uguale sempre. Esatto. Credo che nessuno l'avrebbe seguita più la pallacanestro se Ma fosse credo che rimasta, diciamo, nessuno 20 anni fa. seguirebbe più il mondo, perché se tutti fosse, Esatto. saremmo ancora all'età della pietra se non si cambia. Esatto, come anche se fossimo sempre perfetti. L'errorino ogni tanto ci sta, altrimenti sarebbe tutto noioso. Chi era Eisenhower che diceva se fossimo tutti perfetti saremmo imperfetti? Esatto. Come dicevo prima, sei la prima donna italiana a cui è stata affidata la telecronaca sportiva di un campionato maschile. Quindi voglio sapere come vivevi l'essere donna in questo ambiente. Allora, io non l'ho mai avvertita questa cosa nell'ambiente,
nel senso che non sono mai stata trattata in modo diverso da come venivano trattati i miei colleghi, né dai Questa cosa colleghi, molto importante. né dai giocatori, né dagli allenatori, da nessuno. Nessuno mi ha mai trattata in modo differente solo perché era una donna. Mi hanno sempre accolta come facevano con i miei colleghi maschi, si sono rivolti a me alla stessa maniera. Non ho mai minimamente avvertito la differenza. Di questo devo dire, sono grata all'ambiente del basket che ha dimostrato maturità in questo senso. Sì, ci sono stati momenti in cui ho visto gente sorpresa, ma non in Italia. Non so, mi è capitato in Lituania che a un certo punto mi sono ritrovata una telecamera qua, perché il regista di una partita dello Žalgiris aveva visto la donna telecronista e ha mandato un cameraman a riprendermi durante la partita, durante il gioco. Quindi pensa a quelli a casa che si sono ritrovati la mia faccia in onda invece che il campo, come potevano essere contenti di questa brillante idea del regista. O in Israele anche si sono stupiti, ma in Italia no. In Italia devo dire che non ho mai avvertito questa cosa nell'ambiente. Al di fuori dell'ambiente ovviamente sì, cioè tifoserie, vabbè, quello si sa, ma vabbè, Sì, a pagnolini. livello di tifoseria siamo un po'. Effettivamente anche a me, più o meno per quel poco, in realtà vi posso raccontare, perché io faccio questo lavoro, potremmo dire, da in realtà soltanto 2 anni. E per quanto riguarda i colleghi, anche io non ho mai avuto particolari problemi. Certo, c'è stato chi era scettico all'inizio, ti guarda sempre un po' con quell'occhio come per dire: aspetta un attimo, vediamo adesso questa se ne capisce davvero oppure no. Quindi c'è sempre un po' questo pregiudizio. Però il reale problema viene dalla tifoseria. Quindi, appunto, la gente che magari legge gli articoli, legge il nome femminile, dice: ma questa è una donna, e allora magari ti cominciano a mandare tutti i commenti sessisti, in direct su Instagram, i messaggi su Facebook, e lì ovviamente non è piacevole. No, no, anzi, all'inizio fa male, bisogna essere onesti e riconoscerlo, cioè non è che Certo. dobbiamo fare finta di niente. All'inizio ti ferisce, sentire certi commenti, vabbè, a parte, non tutti, perché devo dire che ho trovato persone straordinarie, però quei gruppetti un po' così che ci sono dappertutto, innanzitutto, non so, fanno commenti sul tuo aspetto fisico, che con un Esatto. uomo non gli verrebbe mai in mente di fare, invece, siccome sei una donna, sei alta, sei bassa, sei brutta, sei grassa, sei magra, hai il culone, cioè ti tirano fuori qualunque cosa che voglio dire chi se ne frega di come sei fatta. Vabbè, però, vabbè, e questa è una. Poi, non so, le curve che mi cantavano, quella bionda là fa la pornostar. Madonna mia. Sì, no, cose di questo tipo. Però vabbè, all'inizio, soprattutto vabbè, come dici tu, quelli che ti scrivono i messaggi di insulti così, ferisce sicuramente. All'inizio sicuramente. Poi, tanto guidata, come dicevamo prima, dal pensiero di dire questo scrive queste cose, vorrebbe tanto essere al posto mio, ma al posto mio non c'è cicca cicca, ecco, per dirla tutta. E poi ti abitui e te le fai scivolare addosso, perché comunque quella felice di fare quello che fa sei tu. E Alla fine nel questo è momento in cui importante. hai la stima e il rispetto delle persone dell'ambiente, cioè nel momento in cui hai la stima e il rispetto di un allenatore che ti parla da pari a pari nello spiegarti che cosa ha preparato per la partita successiva o cose del genere, onestamente a me dell'idiota che mi insulta mi interessa fino a un certo punto, ecco. Esatto, anche perché appunto come hai detto tu prima, in realtà la maggior parte dei commenti vengono sempre rivolti all'aspetto fisico. Sì, Quindi, assolutamente, sì. purtroppo questa in realtà è una cosa molto brutta, ma che vedo generalizzata. Per esempio, mi è capitato di parlare tranquillamente con degli amici e sono rimasta sconvolta perché quello che mi dicevano è: io quando guardo la TV e voglio vedere i risultati sportivi, a me frega poco di quello che sento, se c'è una bella ragazza sono contento. Ma infatti, no, ma è lo specchio di quello che siamo. Poi, per carità, va bene così, nel senso che non mi permetto di giudicare, però è lo specchio di quello che siamo. Cioè, se in televisione fanno la 9.000.000esima edizione dell'Isola dei Famosi, e ci sarà un motivo, no? O appunto, se mettono la bella ragazza scosciata a
a dire i risultati del calcio, è perché evidentemente questo funziona. Esatto. Va bene, ok, diamo al pubblico quello che il pubblico vuole, perfetto, non è un problema. A me che facessero commenti sul mio aspetto ha sempre ferito. Anzi, devo dire che sotto certi aspetti mi sono divertita ad andarmene in onda struccata con le scarpe da tennis, non col tacco 12 o cose del genere, quasi provocavo questo genere di cose, proprio perché lo trovo, personalmente lo trovo superficiale. Ah sì, assolutamente. Per cui lo provocavo, ecco, perché io ho litigato con i miei direttori, perché io non mi truccavo e non mi mettevo il tacco quando andavo in onda. E ti veniva chiesto, immagino. Beh sì, perché comunque fa parte del mestiere, ma non, in questo senso non credo che ci sia del reale sessismo, sai? È solo consuetudine, è solo che da sempre la donna deve essere bella. Ma ci caschiamo anche noi, perché se sì. Sono tante donne rifatte, plasticate, eccetera, è perché anche noi caschiamo in questo stereotipo del dover essere sempre belle, in forma, tirate, senza rughe e cose del genere. E quindi se siamo noi le prime a porci in questo modo, è anche normale che gli altri cerchino questa cosa, perché la Botteri che andava in onda dalla Cina, anche lei struccata col cappello per aria e tutto, è stata duramente criticata inizialmente e poi hanno capito che invece è una grande giornalista. Esatto, ma va bene così, ribadisco, ognuno la vede a modo suo. Sono opinioni, poi appunto è anche una questione della società in cui viviamo e secondo me anche l'avvento dei social non aiuta, perché vedere tutte queste ragazze bellissime che sembrano perfette e le cui vite anche sembrano perfette, non c'è mai una cosa che va storta, giustamente ti porta un po' anche a pensare di voler apparire così allo stesso modo. Sì, poi sai, credo che ci sia anche un certo decadimento culturale proprio parlando di social, eccetera, perché è vero che è bello che ognuno possa dire la sua, però è anche brutto che ognuno possa dire la sua, perché purtroppo a molti non viene insegnata la capacità di approcciare in modo critico le cose, no? Per cui tutto quello che viene letto lo si assorbe come vero, come Vangelo, e quindi poi appunto vengono fuori magari delle cose come quella che hai appena descritto tu, per cui tutti pensano che una abbia una vita meravigliosa soltanto perché pubblica le foto dei suoi momenti meravigliosi. È chiaro che non pubblica la foto di quando piange disperata perché le è successo qualcosa di brutto. Sì, è un po' una distorsione perché non c'è un approccio critico, ecco, ma questo non viene insegnato. Purtroppo no, credo sia un grande problema alla fine, perché man mano che si va avanti potrebbe andare sempre peggio. E volevo chiederti se ti è mai pesato dover sempre dimostrare qualcosa in più, dover faticare il doppio per dimostrare di essere capace, pur essendo una donna in questo ambiente, nell'ambiente sportivo, perché appunto, come abbiamo detto, il pubblico spesso ti guarda con occhio un po' scettico, ha un po' di pregiudizi che filtrano ovviamente quello che vede. No, non mi è mai pesato, ma semplicemente perché se fossi stato un uomo avrei fatto esattamente lo stesso. Cioè io facevo sempre e comunque il massimo che riuscivo a fare. Poi, che non era un massimo assoluto, ovviamente, stiamo parlando di valori relativi, cioè era il mio massimo, che magari non è il massimo di un altro. Però ho sempre fatto, sempre dato il 100%, e se fossi stato un uomo avrei fatto la stessa cosa. Per cui non ho mai assolutamente pensato a questa cosa. Una che fa quello che ho fatto io, essendo la prima donna, essendo quindi in un ambiente piccolo e limitato come quello del basket, comunque è entrata un po' al centro dell'attenzione sotto certi aspetti. Se avessi avvertito questa cosa, probabilmente non sarei andata avanti.
mi sarebbe pesato troppo o comunque avrei fatto più fatica. Io l'ho vissuta con grandissima gioia e con grandissimo divertimento e non ho mai minimamente pensato a questa cosa, no. Tanto Non ti ha mai sapevo frenato. benissimo. No. Perfetto. Beh, la consapevolezza è importantissima perché non ti ha mai fermata appunto nel fare quello che hai fatto. Ma sì, ma poi sai, tante volte, guarda che anche noi ci mettiamo in testa delle cose che ce le mettiamo in testa solo noi, perché per carità Autosabotarsi è è terribile. verissimo che non c'è ancora la famosa parità fra uomo e donna, è verissimo che fin tanto che ne dovremo parlare non ci sarà, perché di una cosa che c'è non si sta a parlare. E è verissimo che ci sono ancora disparità nel mondo del lavoro, anche soltanto i salari, gli stipendi sono diversi fra uomo e donna e tutte queste cose qua. Esatto. Tutto molto vero, però è altrettanto vero che in situazioni come la mia, privilegiatissima, farsene un cruccio sarebbe stato uno spreco di tempo, assolutamente. Non ne sarebbe valsa la pena. Ripeto, basta fare il massimo e poi che tu sia uomo, donna, bambino o elefante, va bene lo stesso, ecco. Va bene, lo stesso. E allora ci avviamo alla conclusione. Sappiamo che è stato proprio Marco Crespi, in realtà, durante la telecronaca della partita tra Stati Uniti e Brasile dei mondiali di basket in Cina, che ha svelato la decisione del tuo ritiro, potremmo dire. Che poi tu hai postato una frase su Facebook, che leggo proprio testuali parole. Arrivano decine di messaggi su quanto detto da Marco ieri in telecronaca. C'è chi dice mi dispiace e chi dice era ora. Ringrazio tutti di cuore e spiego a chi chiede il perché. Ho la possibilità, grazie a Sky e al mio direttore, di prendermi un periodo sabbatico per dedicarmi ad altro. Sento il desiderio di vivere il mio tempo in modo diverso e ci voglio provare. Ma quello che mi avete scritto mi rimarrà dentro. Grazie a tutti. Quindi ti chiedo, come passi ora le tue giornate? Cos'è stato che ti ha effettivamente voluto far allontanare dal basket? E se c'è ancora spazio in realtà per questo sport nella tua vita, anche in minima Allora, parto parte? dalla fine, no, non c'è più spazio perché la mia decisione è stata assolutamente definitiva, per cui ho chiuso e ne sono assolutamente felice, è una cosa che non rimpiango minimamente. Sono convinta che si debbano appendere le scarpe al chiodo nel momento giusto e l'ho fatto, per cui fine, ho preso il microfono al chiodo, ecco, non le scarpe. Esatto, e le cuffie E anche. le cuffie, esatto. E cos'è stato? Ma un insieme di cose. Stava diventando più faticoso lavorare. Il mio lavoro richiede tantissimo. Richiede attenzione, soprattutto richiede tempo. Non hai orari, non hai feste, non hai il Natale, anzi a Natale ci sono 5 partite di NBA da mandare in onda in diretta. Non hai niente, non hai una vita sostanzialmente al di fuori di quello. Il che va benissimo finché va bene. Poi arriva il momento in cui comincia a pesarti un pochettino. Io poi non sono più una bambina, ho 62 anni, per cui certe cose diventano, cioè fare la telecronaca che finisce alle 5 del mattino comincia a diventare faticosetto. Immagino. E sì, abbastanza. E poi certe cose che vedevo. Non nel mio gruppo assolutamente, però in generale nel mio lavoro mi stavano facendo disamorare di quel lavoro. Cioè vedevo un po' di pressapochismo, comunque insomma non vedevo la stessa passione, lo stesso entusiasmo che avevamo quando eravamo più giovani, probabilmente dovuto alla vecchiaia, perché quando si invecchia si diventa intolleranti, eccetera, quindi probabilmente sono semplicemente invecchiata. E allora ho pensato di volermi dedicare ad altro, anche perché avendo una sola vita, credo che ognuno di noi debba provare a vivere più vite all'interno della propria vita. Per cui ho avuto il periodo della Scala, il periodo di Sky e delle telecronache di questa bellissima avventura. E ho fatto per 6 mesi l'istruttrice subacquea alle Maldive e adesso mi sono dedicata al volontariato, per cui sono volontaria in Meraviglia. un'associazione che si chiama Sottovoce,
all'Istituto Europeo di Oncologia e niente, vado a dare una mano, a fare tutto quello che posso per dare un po' di supporto ai pazienti oncologici che hanno molto molto bisogno di supporto. Ed è un'altra cosa che mi riempie la vita e mi dà tantissimo. È una cosa meravigliosa questa, è una cosa, sì, molto, è una cosa che non pensavo potesse essere così bella, invece lo è. E sai, quando decidi di dedicare il tuo tempo ad altro, credo che non ci sia modo migliore di questo per dedicare il tuo tempo ad altro. Che bello. E mi levo a quello che dicevi prima, che appunto non c'è più spazio per il basket all'interno della tua vita. Quindi tu, appunto, ritenendo di aver dato sempre il massimo, ti senti pienamente soddisfatta della tua carriera? A livello assolutamente sì, non ho un rimpianto per niente, mi sento una persona molto privilegiata, molto fortunata, perché sono arrivata a Telepiù, all'epoca si chiamava Telepiù, quando stava nascendo, nel 1991, eravamo quattro ragazzetti ed era veramente appena nata, per cui c'era spazio per chiunque avesse voglia di fare. Era più una famiglia che un'azienda, perché eravamo in pochi, e siamo cresciuti insieme. È stato bello anche da quel punto di vista, dal punto di vista umano. E quindi abbiamo vissuto una cosa che anche chi arriva a Sky oggi non avrà la fortuna di vivere, perché quella crescita non ci può essere in questo momento, perché Sky adesso è una grandissima azienda internazionale, per cui è una multinazionale. È bellissimo, uguale, sicuramente chi ci arriva ci sta da Dio, però ecco, la fortuna di aver vissuto quegli anni è con me e quindi non posso assolutamente avere rimpianti. E alla fin fine è stato un grande successo. Bah, questo non sta a me dirlo, io sono contenta. Ti senti completa, potremmo dire. Ma quello sicuramente. Ma non dipende dal lavoro, quello in assoluto. Bene. Allora, direi che è stata una bellissima intervista, quindi io innanzitutto ti ringrazio, perché ribadisco che è stato un grande onore per me poterti intervistare e poterti conoscere. E saluto i nostri spettatori e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, ciao.